Buongiorno amici di Art Measured, un video breve per parlare di Michelson Morley. Innanzitutto vi ringrazio ringrazio tutti coloro che hanno acquistato il mio libro, siete stati diversi, solo vi raccomando un'attenzione per chi ancora non l'ha acquistato e lo volesse acquistare da Lulu, mettete il codice di sconto. Quando voi entrate in lulu.com, c'è un banner giallo in alto in cui vi dice, per esempio, in questo periodo c'è il 15% di sconto per chi lo volesse acquistare e vi dice lì il codice da scrivere. Quindi quando voi procedete all'acquisto, dovete inserire quel codice di sconto. 10 giorni fa c'era Summer 10, Summer 10, adesso c'è qualcosa col 15, quindi avendo il 15 è conveniente comprarlo e usare quel codice di sconto. Ho visto purtroppo che molti di voi che l'hanno acquistato non hanno inserito quel codice di sconto. Siccome non vogliamo arricchire Lulu, questo è materiale informativo, mettetelo questo codice, ok? Va bene, allora, Michelson Morley, che cosa ci dice? Michelson Morley, molti pensano che sia la prova provata, definitiva, del fatto che la Terra è un globo e l'etere non esiste. In effetti questo è stato un esperimento per andare a vedere se l'etere esistesse. Cosa hanno fatto Michelson e Morley? Hanno preso un interferometro che prende quindi un raggio luminoso, lo divide in due e gli fa percorrere a questi due raggi luminosi due percorsi differenti e li fa quindi sommare nuovamente alla fine del loro percorso con interferenza. Quindi voi sapete che un raggio luminoso è un'onda, l'interferenza può essere in fase oppure fuori fase. Se è fuori fase, l'interferenza può diventare addirittura distruttiva, andando ad eliminare quindi l'onda risultante, oppure può essere additiva, ottenendo quindi un'ampiezza di onda risultante più elevata rispetto alle onde, all'ampiezza delle onde che si vanno a sommare. Quindi cosa hanno fatto? Hanno diretto un raggio nella direzione della rivoluzione, del moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole e uno in direzione perpendicolare, dopodiché hanno ruotato l'interferometro affinché fosse nell'altra direzione. Loro dicevano, se esiste allora, noi sappiamo che la Terra si muove nello spazio. Se esiste quindi l'etere, dovrebbe esserci un vento di etere che si oppone al movimento della luce in una direzione e si aggiunge al movimento della luce nell'altra direzione. Quindi noi dovremmo vedere un cambiamento nelle frange di interferenza risultanti. Andatevi a vedere come funziona un interferometro se volete. Loro videro che non c'era nessun cambiamento nelle frange di interferenza e quindi arrivarono alla conclusione che l'etere non esiste. In realtà, questo non è una prova, nel modo più assoluto, non è una prova che l'etere non esiste, perché può essere interpretato in due modi questo esperimento, i risultati di questo esperimento. Cioè, o l'etere non esiste e la Terra ruota attorno al Sole, però di nuovo noi qua abbiamo un'ipotesi di base, un preconcetto che dobbiamo andare a considerare, a mettere in dubbio, a criticare, perché il fatto che la Terra ruoti di moto di rivoluzione attorno al Sole assolutamente non è certo. Infatti, lo stesso esperimento potrebbe essere così interpretato come seconda opzione, cioè che la Terra è ferma, non si muove attorno al Sole e l'etere esiste, solo che non ho sentito un vento di etere contro il raggio luminoso perché la Terra è ferma, no? È come se io metto fuori la testa dal finestrino dell'automobile quando la macchina è ferma, non sento nessun vento d'aria perché la macchina è ferma. Devo per forza mettere in moto l'automobile e iniziare a muovermi se voglio sentire il vento d'etere. Quindi, tra queste due alternative, quale posso scegliere? Il solo esperimento di Michelson-Morley non ci dà nessuna certezza, o una o l'altra. Se però poi vado a considerare l'esperimento di Sagnac, e stranamente voi trovate l'esperimento di Michelson-Morley sui libri universitari, ma non trovate l'esperimento di Sagnac, andatevelo a considerare. L'esperimento di Sagnac ci dimostra chiaramente il fatto che su una piattaforma rotante i due raggi luminosi interferiscono in modo diverso a seconda della velocità della piattaforma rotante. Questo significa che l'etere esiste e, come conseguenza dell'esperimento di Michelson-Morley, noi abbiamo che la Terra è ferma. E questo è un dato di fatto, non è smentibile, a causa del fatto che noi abbiamo l'esperimento di Sagnac che corrobora questa tesi
dopo aver condotto l'esperimento di Michelson-Morley. Ok, un ringraziamento a tutti. Se avete dei dubbi, mi scrivete qua sotto. Ciao.